Va bene, allora stasera parleremo di Ettore Majorana. Chi è Ettore Majorana? Allora, lo vedremo durante questo appuntamento, però per dare subito un'idea, Ettore Majorana oggi è conosciuto perché è scomparso, perché se ne parlano ancora i mass media, ma anche negli ultimi anni. Allora, per entrare subito nel vivo, vi racconto quello che successe il lunedì 28 marzo di 80 anni fa, nel 1938. Siamo a Roma, all'Istituto di Fisica di Roma, che si trova a Via Panisperna, diretto da quello che diventerà alla fine di quell'anno il premio Nobel Enrico Fermi, che si trova in laboratorio con uno studente, Giuseppe Cocconi. Allora, Enrico Fermi, immagino che almeno il nome lo hanno sentito tutti, è uno dei più grandi scienziati italiani di tutti i tempi, il primo dopo Galilei e Volta, diciamo così, no? Si trova nel laboratorio, arriva una telefonata da Napoli. Fermi risponde al telefono e sbianca. Il povero studente Giuseppe Cocconi che vede la vede Fermi che fa, dice: che è successo? Questo è lo stesso Giuseppe Cocconi che poi Lo diventerà stesso professore Giuseppe di fisica. Ma Cocconi, fisico che diventerà fisica. professore di astrofisica. Astrofisico, sì. Gli dice: ma che è successo, professore? È scomparso Majorana. E Cocconi, che era un povero studente, dice: ma chi è questo Majorana? E allora Fermi, per far Fermi, che era una persona molto schiva, umile, non si lanciava in grossi lodi di nessuno, neanche di se stesso, secondo quanto ricorda Cocconi stesso, dice: vede, al mondo ci sono varie categorie di scienziati, gente di secondo e terzo rango che fanno del loro meglio, ma non vanno molto lontano. C'è anche gente di primo rango che arriva a scoperte di grande importanza, fondamentali per lo sviluppo della scienza, e qui Cocconi pensa che Fermi si mette in questa categoria. Ma poi ci sono i geni, come Galilei e Newton. Ebbene, Ettore era uno di quelli. Majorana aveva quel che nessun altro al mondo ha. Sembra un po' esagerato. Vedremo, diciamo, nel corso della serata se era esagerato oppure c'è qualche sorpresa. Allora, incominciamo con una nota di colore che da un annetto a questa parte dico sempre. Allora, Majorana appunto è diventato una superstar negli ultimi anni che, diciamo, a me e soprattutto al professor Recami, che è stato il primo, diciamo, vero biografo di Majorana dagli anni 70-80, è ancora vivo, insomma, è lui che mi ha introdotto allo studio di Majorana. Ogni tanto riceviamo, insomma, un po' di lettere, persone che l'hanno visto, non l'hanno visto, eccetera, eccetera. A lui addirittura, come vedete qui, gli ha scritto Ettore Majorana in persona, quando aveva 90 anni, la vigilia di Natale, quando aveva 90 anni, egregio professor Recami, eccetera, eccetera, eccetera. Però queste cose, contrariamente a quello che uno potrebbe, bisogna prenderle sul serio. E infatti il professor Recami fece fare pure una perizia, diciamo, grafica. Vabbè, vi potete immaginare, diciamo, come era andata a finire. Questa cosa dice: vabbè, il 96 si saranno sopite le cose. Per niente, la racconto solamente da un annetto e mezzo a questa parte, questa premessa la faccio. Perché pure io, a parte, diciamo, diciamo, i vari personaggi che mi hanno contattato per dire la loro, insomma, l'anno scorso, un annetto e mezzo fa, stavo a Catania per una conferenza tipo questa, su Majorana all'università, e chi mi ha invitato mi disse: ah, senti, sai, poi ci sta un tizio che dice di aver trovato delle carte inedite di Majorana, sapeva che io appunto mi ero occupato di questo, se vuole sapere se sono autentiche, eccetera, eccetera, le ha trovate in una casa che apparteneva agli zii di Majorana. A Catania, come Majorana, come vedrete, di Catania, di origine di Catania. E allora io ovviamente dico sempre sì, e mi fece vedere alcune cose, vedete la firma Ettore M, questa è una poesia che avrebbe composto Majorana, la scrittura non è tanto su, però
vai avanti. Cioè abbiamo addirittura delle foto, insomma, questo dovrebbe essere Majorana, là si vede ancora peggio, insomma. Ma la cosa più importante è che ci diceva il Signore, ci sono centinaia e centinaia di pagine di calcoli. E quello era, perciò mi aveva contattato per vedere se era vero. Questa per esempio è una di quelle. Allora, facemmo questo incontro, qui vabbè la fotocopia non si vede, ma i fogli sono originali, Camera dei Deputati, perché come vedremo, diciamo, gli zii, alcuni zii, parecchi zii di Majorana erano senatori, deputati, eccetera, ed è originale la carta intestata degli anni 20 e 30. Quando me le fece vedere, disse, allora professore, è originale, allora la grafia che la riconobbi subito, diciamo, avevo studiato per tanti anni, non era originale, però le formule, per esempio queste che vedete, non sono formule a casaccio. Per cui io dissi, potrebbe essere interessante, magari Majorana andava a casa degli zii e facevo tipo lezioni private ai cugini, insomma. E qui disse, però ci vorrebbe un po' di tempo, e mi diede un bel malloppo di fotocopie da studiare, insomma, più di 100 pagine, eccetera. Me le portai a dicembre. Durante le vacanze di Natale me le studiai. Allora, quello che stava scritto disse, mi ricordava quello che già avevo studiato, che poi stava conservato a Pisa. E poi, studiando, perché poi le cose o si fanno per bene o non si fanno, e mi accorsi di una cosa simpatica, che qua non vedete, no? C'è tutta un'equazione e poi ci sta questa. E purtroppo, diciamo, il poverino era stato raggirato perché avevano copiato la formula, però non si erano resi conto che l'equazione, diciamo, il numero di equazioni non c'è. Non è l'unico caso, ce ne stanno dati. Quando gli dovetti dare la notizia al povero malcapitato che aveva pagato qualche migliaia di euro per recuperare queste cose, ci rimase un po' male, poverino, però diciamo, è stato onesto, non ha continuato. Vabbè, questo per dire che insomma con Majorana ci si può fare pure un po' di soldi, insomma, basta avere un po' di libera iniziativa privata. Vabbè, a parte le battute simpatiche che però inquadrano bene la sociologia del personaggio. Allora, chi è Ettore Majorana? Ettore Majorana nasce a Catania il 5 agosto 1906. La famiglia Majorana Calatabiana erano di origine non di Catania ma di un paesino vicino, Militello in Val di Catania, per quelli, diciamo, non dando giorno lo sanno, che è la padre di Pippo Baudo, per esempio. Quindi dopo Majorana c'è venuto un altro famoso, erano dei personaggi, come vedremo, insomma, di un certo rilievo, si spostano a Catania. Il padre è questo signore qui che vedete, Fabio Majorana. E la moglie, cioè la mamma di Majorana, era Salvatrice Corso, Dorina Corso, e lui era il 4 di 5 figli, 3 fratelli e 2 sorelle. Qua vedete un po' di fotografie di figli. Vai avanti. I primi studi Majorana li fa a casa con il padre ingegnere. Poi, diciamo, quando diventa un po' più grande, soprattutto la mamma dice, ma i figli miei, non solo lui, anche il fratello più grande di un anno, Luciano, non possono stare qua a Catania, noi siamo una famiglia là, dobbiamo andare a Roma per studiare. Mi mettono nel miglior liceo ginnasio di Roma, cioè il Torquato Tasso, e nel 21 tutta la famiglia, tranne il padre è ingegnere ed è il direttore della prima società elettrica in Sicilia. Quindi la famiglia si trasferisce a Roma nel 1921, quando Majorana sta al quarto anno, mi pare, e nel 23, nel giugno del 23, consegue la maturità, e come tutti all'epoca, diciamo, i ragazzi che avevano interesse scientifici si iscrive ingegneria. E qui, tra i compagni di corso, vediamo già un po' di persone note. Emilio Segrè, che poi diventerà nel 1959 premio Nobel per la fisica per la scoperta dell'antiprotone, Enrico Volterra, che è il figlio del matematico Vito Volterra, uno dei 10 scienziati che non firmarono il giuramento al partito fascista, giusto per inquadrare, Giovannino Gentile, che era il figlio del filosofo Giovanni Gentile, Giovanni Enriquez, che è il figlio del matematico ed epistemologo filosofo Federico Enriquez, e l'amico più caro di Majorana, lo vedete lì, quello, il terzo di lì, era Gastone Piquet. Che cosa succede? Allora, Majorana ovviamente va in ingegneria,
fa benissimo tutti i 30 lode, tranne di segno, diciamo, evidentemente non gli piaceva tanto, che prende un 18, insomma, però questo glielo perdoniamo. E aiuta pure gli amici, insomma, ovviamente, come si fa tra studenti. E ci rimane, al terzo anno si iscrive, dopo il biennio di applicazione degli ingegneri, si iscrive alla scuola di ingegneria a Roma e frequenta fino alla fine del quarto anno. Alla fine del quarto anno, che è il maggio del 1927, il loro professore di fisica generale, che è il senatore Orso Mario Corbino, quando entra in aula a fare lezione, agli studenti di ingegneria rivolge un curioso appello. Che dice il senatore Corbino? Lui era il direttore dell'Istituto di Fisica di Roma all'epoca ed era anche un bravo fisico, però diciamo aveva fatto più una carriera, diciamo, politica, diciamo così. Beh, dice, guardate ragazzi, per quelli più bravi tra di voi, adesso è il momento di fare una scelta di campo. Perché? Perché all'inizio di quell'anno era venuto a Roma, fortemente favorito da lui, Enrico Fermi, che aveva vinto il concorso. Il senatore Corbino aveva fatto istituire la prima cattedra di fisica teorica in Italia, all'Università di Roma, e ovviamente la vinse Fermi, era sicuramente il più bravo dell'epoca, e qui però si era posto il problema, sì, noi facciamo venire la superstar dell'epoca, ma se non si riesce a creare un gruppo, non è che si può fare molto. E allora serviva creare un gruppo, e a fisica non c'erano tutti questi iscritti, diciamo, i quelli più bravi poi appunto se ne andavano in ingegneria. E allora lui, che insegnava fisica generale e ingegneria, rivolge questo appello: quelli più, tra i più bravi di voi, che vogliono fare qualcosa di buono, perché non pensano di passare a fisica? E allora quello che succede, un paio di amici di Maiorana, che sono Emilio Segre e Edoardo Amaldi, effettivamente raccolgono l'invito del professor Corbino e passano a fisica e quindi incontrano ovviamente Fermi. E incominciano a parlare delle doti eccezionali di questo Maiorana, che è proprio bravo, sa fare i conti rapidi, e capisce tutto prima di noi, eccetera, eccetera. E allora Fermi, come era sua abitudine, fatelo venire, conosciamolo, vediamolo un attimo se vuole venire. Il problema non era convincere Fermi, il problema era convincere Maiorana. E infatti ci volle che ce ne volle, perché diciamo da settembre, e insisti oggi, insisti domani, alla fine Maiorana, più o meno per inerzia, si fa convincere, e un bel giorno, probabilmente di novembre del 1927, finalmente accetta di andare a fisica, seguita appunto da Amaldi e da Segre, che lo presenta, e incontra, vanno nello studio di Fermi, e si trova anche il collaboratore, diciamo, prettamente sperimentale di Fermi, che era Franco Rasetti, un ottimo fisico sperimentale. E Fermi non era, diciamo, uomo di molte parole, incomincia subito a raccontare che cosa stava facendo. Che cosa stava facendo? Come è andato all'incontro? Lo sappiamo, perché i testimoni dell'epoca, Segre, Amaldi, eccetera, ce lo raccontano. Allora, vi ho riportato un brano un pochetto lungo, però interessante. Questo è come lo racconta Segre, Amaldi più o meno dice la stessa cosa. Emilio Segre, nel nuovo ambiente fisico che si era formato da pochi mesi attorno a Fermi, parlava frequentemente delle eccezionali qualità di Ettore Majorana e contemporaneamente cercava di convincere Ettore, eccetera, eccetera. Il passaggio a fisica ebbe luogo al principio del 28, dopo un colloquio con Fermi. Fermi lavorava allora al modello statistico che prese in seguito il nome di modello di Thomas Fermi. Il discorso con Majorana cadde subito sulle ricerche in corso all'istituto e Fermi espose rapidamente le linee generali del modello e mostrò a Majorana gli estratti dei suoi recenti lavori sull'argomento e in particolare la tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana ascoltò con interesse e, dopo aver chiesto qualche chiarimento, se ne andò senza manifestare i suoi pensieri e le sue intenzioni. Il giorno dopo, nella tarda mattinata, si presentò di nuovo all'istituto, entrò diretto nello studio di Fermi senza salutare e gli chiese, senza alcun preambolo, di vedere la tabella che gli era stata posta sotto gli occhi
per pochi istanti il giorno prima. Avutola in mano, estrasse dalla tasca un fogliolino su cui era scritta un'analoga tabella da lui calcolata a casa nelle ultime 24 ore, trasformando, secondo quanto ricorda Segrelli, l'equazione differenziale secondo ordine non lineare di Thomas Friedman in un'equazione di Kahn, che poi aveva integrato numericamente. Confrontò le due tabelle e, avendo constatato che erano in pieno accordo fra di loro, disse che la tabella di Fermi andava bene. E, uscito dallo studio di Fermi, se ne andò dall'istituto. Dopo qualche giorno passò a fisica e cominciò a frequentare regolarmente l'istituto. Evidentemente Fermi aveva superato l'esame, insomma. Quindi. Allora, questo qua sembra proprio un bel aneddoto, sì, vabbè, un po' romanzato. Allora, questa cosa la racconto sempre, un poco perché è stato il mio primo vero incontro con Majorana quasi 20 anni fa, e anche perché fa capire molto bene il personaggio. Allora, una 20 anni fa, quando mi trovavo a Pisa, le carte di Majorana conservate sono quasi tutte conservate alla Domus Galileiana a Pisa. Mi trovavo a Pisa con il nipote Ettore Majorana e diciamo, riuscii a ricostruire in 2 o 3 mesi, diciamo, cosa effettivamente avvenne in quella notte. E il racconto di Segrè Amaldi in effetti era un poco sbagliato, perché appunto a Pisa sono conservati i quaderni personali di Majorana. Qua vedete 2 pagine, la tabella a cui si riferisce Segrè anche Amaldi è quella lì che vedete lì in alto. Lui poi la ricopre sul fogliolino, perché poi questo se lo teneva a casa. Lo so, ma diciamo, non ha molta importanza un insieme di numeri, diciamo, serve per capire. Allora, voi dovete pensare che Majorana, per fortuna nostra, scriveva tutto quello che faceva, diciamo, quindi abbiamo decine di migliaia di pagine conservate, alcune molto ben raccolte in certi quadernetti dell'epoca, appunto, che si chiamano i volumetti, poi lo vedremo. E qui si trova, allora, tutto quello che sta nei volumetti è tutto bello sistemato, ordinato, perché Majorana era un tipo molto preciso, tranne 6 pagine, queste 6 pagine qua, evidentemente, veramente l'aveva fatta in una notte, perché sono le uniche pagine un po' più confusionarie. Allora, per farvi capire che aveva fatto in quella notte, dovete sapere questo, senza entrare in dettagli. Prima si parlava del modello statistico di Thomas Fermi. Senza entrare in dettagli, il modello statistico descrive una genialata di Fermi, no? Allora, gli atomi della tavola periodica sono 92, no? Diciamo, per descriverli bene ci sarebbe bisogno di più o meno una teoria per ogni atomo, insomma. Invece Fermi è una bella idea. Se poi non vogliamo approfondire troppo, riusciamo a trovare un'equazione che descrive in media le proprietà, si chiamano statistiche degli atomi, e Fermi ci riuscì, ovviamente. Ovviamente per ricavare queste proprietà c'era bisogno di risolvere un'equazione, e purtroppo l'equazione era proprio complicata, l'equazione di Thomas Fermi. E infatti, diciamo, non c'era la soluzione di questa equazione. Però, come fanno sempre i fisici, non è che uno, quando non c'è la soluzione, si arrende, trova una soluzione approssimata. Allora, il modello porta il nome di equazione, modello di Thomas Fermi, perché nello stesso anno, il 26, indipendentemente, uno a Roma che era Enrico Fermi e un altro in Inghilterra, in Scozia, che era Llewellyn Thomas, avevano avuto più o meno la stessa idea, solo che, diciamo, la teoria di Fermi era molto più trasparente. Thomas forse non aveva realizzato fino in fondo quello che aveva fatto, e infatti l'equazione scritta nella forma di Thomas è un po' più complicata. Allora, secondo quando raccontano stesso loro, per risolvere approssimativamente questa equazione, Thomas ci mise circa 1 mese di lavoro numerica, diciamo, approssimato. Secondo quanto ricordano i testimoni, invece Fermi ci mise circa una settimana di lavoro con una calcolatrice tascabile. Vabbè, uno dice, vabbè, Fermi era più bravo, ok. Voi pensate, mo, quando è bravo Majorana ci mise una notte? No. In quella notte Majorana non trova la soluzione approssimata dell'equazione di Thomas Fermi, risolve esattamente l'equazione di Thomas Fermi. Tenete presente che questo, appunto, l'ho scoperto nel 2000-2001, dal 1927-26, insomma, fino al 2001, quando poi pubblicai la cosa, nessuno era riuscito a trovarla, quindi il problema era complicato.
solo per scoprire che quella soluzione ammetteva una e una sola soluzione, qua appunto i matematici capiranno che cosa si intende, ci vollero la bellezza di 6 anni ai matematici famosi dell'epoca, quindi non per risolvere l'equazione, per capire se c'era veramente la soluzione, no, quindi era complicato. Quella notte voi pensate, ah, ma come è stato bravo Majorana, risolse esattamente l'equazione di Fermi, e qua vi sbagliate ancora un'altra volta. Perché? Perché Majorana non la risolse in un unico modo, trovò 2 modi diversi per risolvere la stessa equazione. La risolse in un modo, evidentemente non gli piaceva, non perché fosse sbagliata, non perché fosse sbagliato, perché poi dopo per confrontare se Fermi aveva fatto bene la tabellina, doveva prendere dalla soluzione sua e doveva scendere tra i comuni mortali per trovare i numeri, insomma. No? Lui in quella notte trasformò l'equazione in un'altra equazione, quella che Segre prima diceva la trasforma in un'equazione di Riccati, e questo non è vero, per i matematici che sono qui la trasformano in un'equazione di Abel, che è una cosa un pochettino diversa da quella di Riccati, leggermente diversi, ma se glielo perdoniamo perché diciamo, non era un matematico, anche l'esame diciamo, di matematica non era bravissimo e quindi si era un poco confuso, però la testimonianza è giusta. Ma io ne trasformo l'equazione in un'altra equazione, perché in quell'altra equazione si possono applicare i teoremi, come si chiama, di esistenza ed unicità, per cui lui 6 anni prima dimostra già che esiste la soluzione, però poi la va trovando la soluzione e allora si scorda quello che ha fatto e ne fa un'altra. In quella notte Majorana risolse in 2 maniere diverse l'equazione, poi dopo si ricavò i numeri che vedeva nella tabellina perché doveva confrontarli con Fermi e non vi nascondo che diciamo il modo con cui trasforma queste cose poi ha dato origine a un metodo per risolvere questo tipo di equazioni che risolve non solo l'equazione di Fermi ma tutta una serie di equazioni di un certo tipo, e questo solamente in una notte. Quindi la testimonianza di Segre, Amaldi eccetera era incorretta, non perché era troppo romanzato, perché lo era troppo poco diciamo. Ecco, ho raccontato questo aneddoto, è più o meno l'unico che racconto, ne potrei raccontare tanti, decine, sono più o meno tutti dello stesso tenore. I testimoni che ci raccontano che cosa ha fatto Majorana raccontano sempre di meno di quello che veramente è, e non per colpa dei testimoni, ma perché non riescono neanche ad apprezzare cosa potesse aver fatto quell'uomo. L'unico che indubbiamente l'aveva capito era Enrico Fermi. Allora, ovviamente quindi Fermi supera l'esame, Majorana si può iscrivere a fisica, infatti passa a fisica all'inizio del 28 e già prima di laurearsi, lui si laureerà un anno dopo, il 6 luglio del 29, già prima di laurearsi, perché ovviamente gli convalida negli esami di ingegneria, quindi sta solo un anno insomma, come studente a fisica, già prima di laurearsi pubblica il suo primo articolo in collaborazione con l'amico Giovannino Gentile, è l'unico articolo che scrive a 4 mani, tutti gli altri li scriverà lui da solo, ed è evidentemente Fermi si accorge della bontà di questa cosa perché lo invita a parlare il dicembre di quell'anno del 28, lui che è ancora studente, a parlare all'adunanza generale della Società Italiana di Fisica, dove sono tutti i fisici d'Italia. Giusto per dire che ha fatto, non vi racconto i dettagli degli articoli, però giusto di 2 parole. Allora è importante questa cosa perché è il primo esercizio, tra virgolette, fatto applicando la nuova teoria, la meccanica quantistica di Dirac, è il primo al mondo che applica a un caso particolare di fisica atomica e ottiene delle previsioni che, come vedete qui, l'accuratezza dei calcoli effettuati da Gentile e Majorana è stata migliorata solo nel 97, 70 anni dopo. Evidentemente, ovviamente è stata migliorata 70 anni dopo con i computer, insomma. Va bene, coincidenza sarà. Il 6 luglio del 29 si laurea in fisica ed è importante anche la tesi perché è il primo lavoro di fisica nucleare in Italia, la teoria quantistica dei nuclei radioattivi. Allora, vi racconto molto brevemente i lavori di Majorana, anche perché ne sono pochi, solamente 9, perché poi scompare, e anche perché lui era restio a pubblicare.
abbiamo migliaia di carte in cui ha fatto di tutto, di più non vi potete neanche immaginare, però era restio a pubblicare perché era un perfezionista, fin quando lui non diceva che andava bene non pubblicava, come poi vi racconterò anche un altro piccolo aneddoto. Allora, i primi articoli nel 1930, di fisica atomica, nel 1931 scrive 4 articoli, vabbè, il primo sulla ionizzazione spontanea dell'elio. Ovviamente quello che trova lui poi dopo lo ritrovano anche altri, in particolare solo 3 anni dopo da un signore che Toyo Wu, che ovviamente commette un errore, quindi fa delle previsioni sbagliate, però poi se ne accorge 6 anni dopo, insomma, e se ne accorge che aveva sbagliato e aveva ragione Majorana. Anche qui la conferma delle previsioni di Majorana sono state confermate accuratamente solo nel 1994. Nello stesso anno fa un altro lavoro di fisica atomica, sempre sull'elio, e anche qui le previsioni saranno verificate sperimentalmente solo nel 1970. Poi fa un altro paio di lavori, sempre quell'anno, sulla fisica molecolare, diciamo, sul legame chimico. E anche qui precede di qualche mese quello che farà poi un altro premio Nobel, che è Linus Pauling, e che farà precede di qualche mese quello che fa di Linus Pauling. Dopo 2 mesi Pauling fa una teoria qualitativa. La teoria quantitativa di Pauling è di 2 anni dopo, Majorana invece la fa 2 anni prima, e le previsioni verranno, cioè l'accuratezza delle previsioni di Majorana verranno solamente nel 1999, e i calcoli teorici più accurati di quelli di Majorana ottenuti nel 31 verranno solo nel 91, ovviamente con computer eccetera, no? Sempre nel 31 l'ultimo articolo è sui legami chimici tra atomi di idrogeno, che questo diciamo non precede niente perché è talmente avanzato che solamente nel 2007, cioè dopo che ci fu una conferenza a Catania nel centenario della nascita del 2006, diciamo alcuni fisici chimici intervennero e riconobbero che Majorana aveva fatto una cosa che poi in parte più semplificata, cioè avevano fatto altri, e da allora si chiamano strutture di Majorana, una cosa tecnica però giusto per dirvi. Nel 32 fa un altro lavoro, fa un altro paio di lavori. Allora, il primo è interessante perché non gli viene in mente a lui di risolvere un certo problema. Ecco, come avete visto, contrariamente già dai primi 4 articoli, come avete visto, contrariamente da quello che si trova un po' in giro, Majorana non era un matematico che abitava nelle sfere celesti, distaccata da tutto. Faceva sempre teoria a stretto contatto con gli esperimenti, non era uno sperimentale, era un fisico teorico, però a stretto contatto, era un fisico teorico vero e proprio, non un matematico. Ma il fatto che lui si sia iscritto prima ingegneria dimostra, anche questo dimostra, diciamo, ovviamente alla realtà esattamente. Allora, qui c'è un bel episodio. Nel 1932 l'amico Emilio Segre si trova ad Amburgo, dove viene mandato da Fermi a lavorare per 6 mesi nel laboratorio di un altro pezzo grosso, il premio Nobel, è il Otto Frisch, il fisico famoso Otto Frisch. E solo che per fare l'esperimento che gli dice di fare, Frisch, che fa insieme con Frisch, serve a risolvere un problemino teorico che Segre, diciamo, non era evidentemente così brava a risolverlo. Allora, per le vacanze di Pasqua, torna a Roma, ne parla con Majorana, dice: senti Ettore, c'è questo problema che non riesco a risolvere, me la dai una mano? E Ettore era sempre molto pronto a rispondere alle chiavi degli amici, e quindi dà una mano e fa un articolo che qui vi posso solo accennare cosa c'è di fondamentale. Allora, risolve il problema che gli serviva risolvere a Segre. Quello che fa Majorana, come sempre, perché lo pubblicava su giornali italiani all'epoca, erano conosciuti ma non troppo, verrà riscoperto solamente dopo, nel 1937, e poi in maniera più compiuta nel 1945. Questi signori, Bloch e Rabe, su tutti e 2 premi Nobel, giusto per dirlo. Allora, questo articolo contiene delle innovazioni sia matematiche che fisiche che non vi immaginate nemmeno.
Gli aspetti matematici furono compresi solamente molto dopo da un altro premio Nobel, Julian Singer, e vengono ormai applicati allo studio dei computer quantistici. Il prossimo incontro, visto che è di questa cosa, e dal 2012 appunto si applica questa cosa, si chiama sfera di Majorana, per descrivere gli stati nei computer quantistici. Invece dal punto di vista del prossimo incontro, visto che ci sta, però non lo so se Arturo, diciamo, sa queste cose di Majorana. No, è chiaro. Stavo facendo solo pubblicità alla conferenza. Come vedi, diciamo, ti do una mano. Gli aspetti fisici invece sono stati non solo utilizzati da Segret, Bloch, Rabi, eccetera, eccetera. Bloch e Rabi, insomma, praticamente per farvi capire che hanno fatto importante per il premio Nobel in questo caso, e quindi che cosa è collegata a quello di Majorana, è quello che poi si utilizza nella TAC, la risonanza magnetica, giusto per darvi un esempio. Però poi quello che fece Majorana fu riscoperto in tanti ambiti, ve ne cito solamente alcuni che hanno avuto il premio Nobel, che è quello che si chiama condensazione di Bose-Einstein e che portò al premio Nobel per la fisica nel 2001. Loro, gli autori, esplicitamente richiamano il lavoro di Majorana. Il lavoro nel 1932, però, il lavoro più importante, anche se fu sicuramente quello meno capito da tutti e anche da Fermi, perché era talmente complicato che qui Fermi non realizzò l'importanza, è questo qui, che contiene quello che si chiama l'equazione ad infinite componenti. Qui viene riportata una grande scoperta matematica, si chiama rappresentazione infinita dimensionale del gruppo di Lorentz, che farà, indipendentemente, perché non lo sa, un altro grande matematico e fisico, che è Eugene Wigner, nel 1938, e poi ripresi, diciamo, da Dirac e dai matematici russi dopo la guerra, nel 1945. Sì. Questo articolo è importante perché, come ho scritto qui, segna l'inizio della fisica teorica delle particelle elementari. Come si fa ancora oggi la fisica teorica delle particelle elementari? Diciamo così, l'impostazione è più o meno quella che sta nell'articolo di Majorana. Per farvi capire quanto fosse complicato e per giustificare, tra virgolette, Fermi, allora dovete sapere che l'articolo fu studiato dal premio Nobel Wolfgang Pauli, un fisico teorico di primissimo ordine, un poco scontrosetto, diciamo, quindi non è che concedeva molto a un ragazzino. Lui lo colpì, evidentemente, dell'articolo, glielo suggerì Heisenberg, comunque, diciamo, lo colpì dopo che glielo suggerì, e come ho scritto qua, lo studiò dal 39 al 47. Lui è uno studente a Fürth in Svizzera, e solo nel 47 capì veramente quello che era contenuto. E Pauli non era per nulla uno stupido. Poi l'articolo, da tutti gli altri, escludendo Pauli, appunto, dalle persone più normali, diciamo così, fu riscoperto solo a partire dal 1966, e da allora, per una decina d'anni, insomma, c'è un'abbondanza di lavori fatti a partire da questo, che venne riportato solo alcuni. L'articolo invece per cui Majorana era più famoso all'epoca è un articolo che lui scriverà nel 1933, e qui c'è una bella storia dietro. Allora, voi dovete sapere, cioè, lo sapete già, no? La materia è costituita da atomi. Gli atomi sono costituiti da nuclei, che poi intorno ai quali girano gli elettroni. I nuclei, oggi sappiamo, che sono costituiti da due particelle, si chiamano protoni e neutroni. Allora, i protoni furono scoperti subito all'inizio del Novecento. L'esistenza dei neutroni fu scoperta solo nel 1932 da un signore inglese che si chiama, quello che vedete nella figura lì, quello più giovane che vedete nella figura lì, a sinistra, si chiamava James Chadwick. Ma la fisica nucleare non è nata nel 1932, è nata un poco prima. E allora, prima che si scoprisse l'esistenza dei neutroni, come si pensava fossero fatti i nuclei atomici? Risposta: da protoni ed elettroni, le uniche particelle che si conoscevano. Allora, già Fermi aveva capito che c'era qualche problema, anche altri, aveva capito che c'era qualche problemino nel permettere che gli elettroni potessero abitare nel nucleo. Però, in mancanza di altro, uno che deve fare? Quando arrivò a Roma, febbraio del 1932, l'eco della scoperta di Chadwick, che scopre una particella neutra all'interno dei nuclei, Majorana, questo è quello che raccontano sempre Segret,
Amaldi, eccetera, subito, non sappiamo se in una notte o no, ma insomma questo c'è prova appunto nei documenti che sono conservati a Pisa, elabora una teoria dei nuclei fatti da protone e neutrone. I compagni chiedono, lui ovviamente risponde, evidentemente la notizia arriva pure a Fermi, e Fermi dice: ah, Ettore, è un'ottima cosa, perché non la pubblichi? No, è incompleta, no, no. E insiste là, se non che passano i mesi, succede che nel luglio del 32 compare su una rivista tedesca un articolo di Werner Heisenberg in cui fa la teoria dei nuclei composti da protoni e neutroni. Fermi ma da Majorana e dice: visto, ti hai fatto precedere, ma tu vuoi decidere perlomeno a pubblicarla tu? E cosa risponde Majorana? Questa non è invenzione mia, la raccontano i testimoni. E Majorana cosa risponde? Dice: noi oramai già fatto tutto Heisenberg, anzi ha fatto pure troppo. Majorana era bella sarcastica e in effetti aveva fatto troppo, aveva fatto un errore. Heisenberg è uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, della fisica moderna, no? Se ne era accorto pure lui che qualche cosa non funzionava, però quello era riuscito a fare, il poverino. Majorana aveva capito che subito che c'era, come dico qua, qualche imperfezione. Non è mica tanta d'imperfezione, perché la differenza è che Majorana aveva capito subito che il neutrone era una particella, diciamo, elementare come il protone. Heisenberg, senza capirlo, si era immaginato come se il neutrone fosse un insieme di protoni ed elettroni, anche perché più o meno la massa siamo là, e sbagliava, perché, diciamo, contravviene a un po' di leggi fisiche. Fermi non lo riesce a convincere a pubblicarlo, però riesce a convincere Majorana ad andare all'Ipsia, dove si trova Heisenberg, per dire: vabbè, non la vuoi pubblicare, perlomeno vagliela a dire. Quindi gli procura una borsa di studio del CNR e all'inizio del 33 si reca all'Ipsia da Heisenberg e si trova molto bene. Si trova molto bene. Heisenberg capisce subito il personaggio, ecco, come vedete era pure goliardico, non Majorana. Heisenberg, no? Giocavano a ping pong dopo pranzo con i collaboratori, ovviamente Majorana no, però no, si trovava bene. E Heisenberg riesce dove Enrico Fermi non riuscì, cioè gli fa pubblicare l'articolo, perché gli chiede di fare un intervento, un seminario all'Università di Lipsia, Majorana lo fa, Heisenberg capisce, diciamo, l'importanza, e quindi dai, muoviti là, capisce pure perché aveva sbagliato lui, ma qua si vede la grandezza dei fisici, e aveva talmente capito bene che Majorana era più grande di lui, che poi da quel momento in avanti, a tutte le conferenze dove va Heisenberg a presentare la teoria delle forze nucleari, compresa la Nobel Lecture, alla fine del 33 Heisenberg vincere il premio Nobel per la fisica, invece di dire: guardate, ho fatto questa, la teoria nucleare, come vedete qui, perché all'epoca si scriveva in francese e in inglese, usa quasi sempre frasi del tipo: come ha fatto vedere Majorana, seguendo l'esempio di Majorana, come ha insistito Majorana, noi sceglieremo insieme con Majorana. Cioè, voi vi immaginate che un premio Nobel, invece di dire: guardate che ho fatto, guardate il ragazzino che cosa ha fatto. Ecco, oggi sarebbe un po' difficile trovare... Lei conferma certamente che pare che Majorana abbia intuito l'esistenza di neutroni già quando Williot Curie fecero la loro scoperta e non la capirono. Sì, c'è un aneddoto anche questo. L'anno prima della scoperta di... il neutrone viene scoperto definitivamente nel febbraio del 32, come ho raccontato, però ovviamente, come sempre in fisica, non è che uno si sveglia la mattina e scopre il neutrone, ci sono anni in cui si studia, e a Parigi, tutta Europa, diciamo, però in particolare degli esperimenti prima di Chadwick importanti avvennero a Parigi, nei laboratori dei coniugi Joliot-Curie, la figlia di Marie Curie e il marito Frédéric Joliot, Irène Curie e Frédéric Joliot, dei bravissimi fisici sperimentali.
erano sulla strada giusta, ma non avevano interpretato bene. Secondo quando raccontano Segre Amaldi, Majorana, quando aveva letto già prima, diciamo, questa cosa si era reso conto. Per cui probabilmente la teoria fu fatta sicuramente dopo l'articolo di Chadwick, però evidentemente già nella sua testa c'era qualche cosa che gli frullava. Vabbè, questo è per dire che insomma Heisenberg, che appunto è più o meno il pari di Fermi, diciamo, capisce subito in quei 6 mesi. Vai avanti. L'articolo più famoso oggi di Majorana è invece, diciamo, l'ultimo articolo pubblicato da Majorana nel 37, ma proprio io e il mio collaboratore abbiamo scoperto che ce l'aveva da almeno 2 anni nel cassetto, che è quello che si intitola Teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone. Allora, per farvi capire subito questo articolo, che non poteva per nulla essere molto ben compreso all'epoca, allora dovete immaginare, la scoperta dell'antimateria dal punto di vista teorico avvenne, diciamo, 1930, più o meno 29, Dirac e altri. La scoperta sperimentale che esisteva l'antimateria, cioè l'antimateria dell'elettrone che si chiama positrone, avvenne sempre nel 32. 5 anni dopo, successo magnifico della teoria di Dirac che prevede l'antimateria, la si scopre pure, Dirac vince il premio Nobel ovviamente, e tutti qua dicono, ah, meno male, abbiamo trovato la teoria giusta. Arriva Majorana, sempre il giovanotto, là, e dice, vabbè, senti il signore, ci stanno anche casi in cui materia e antimateria sono la stessa cosa. Perciò teoria simmetrica. E uno dice, scusate, ma noi abbiamo scoperto l'antimateria, non può essere che la stessa cosa. No, l'elettrone no. Ma ci possono stare altre particelle neutre. No, lui dice esplicitamente, non il neutrone, che possono godere di questa proprietà. Cioè, che la materia e antimateria coincidono. E lui suggerisce, lui proprio suggerisce alla fine dell'articolo, che un possibile candidato che possa soddisfare questa proprietà, lui fa proprio la teoria completa, è una particella che non si sapeva ancora l'esistenza, che però l'aveva introdotta Enrico Fermi nel 33, fine 33, inizio 34, per spiegare un decadimento nucleare, il decadimento beta. Serviva che, diciamo, delle sostanze radioattive emettevano radiazioni, qualcosa, tra virgolette, non tornava nei conti, e Fermi capì che cosa non tornava, c'era qualche cosa molto leggera, neutra, che scompariva all'osservazione e perciò non tornavano i conti. Fece la teoria, ed è uno dei più grandi contributi di Fermi alla fisica subatomica, insomma. Però diciamo, poi prima di, poiché appunto il neutrino è una particella più o meno fantasma, non interagisce con niente, in questo momento, come dico sempre, sull'unghia del mio dito, su 1 centimetro quadro, dal Sole ci arrivano ogni secondo 1 milione di neutrini, ma non ce ne accorgiamo, insomma. Fu scoperto sperimentalmente solamente nel 1954. Però questo mica proibiva a Majorana di pensare come potesse essere fatto il neutrino. Infatti fa questa teoria, il neutrino di Majorana, o in generale tutte le particelle di un certo tipo che obbediscano a questo, cioè che particelle e antiparticelle coincidono, non sono due cose diverse. Allora, lui fa la teoria esplicita. L'anno dopo, un altro fisico che più o meno partecipa anche ai lavori del gruppo di Fermi a Roma, Giulio Racà, incomincia ad applicarla questa cosa, e da allora, poi dal 39 fino adesso, ho scritto 2001, ma insomma ovviamente continui, infatti dei puntini, portato solo alcuni, quel lavoro ha dato origine a una serie di applicazioni sterminate, non solo in ambito nucleare, più decadimento beta, non solo in ambito particellare, oscillazioni di neutrini che sono state rivelate solo negli ultimi 10 anni, ma anche in fisica molecolare, diciamo, della materia condensata, nei superconduttori, eccetera, eccetera. Prego, torna indietro. Lei intende che contemporaneamente due neutroni danno luogo a due elettroni più due antineutrini? No, nel doppio decadimento beta normale sì, succede così.
In questo qua di Majorana, se poi torno indietro, oltre a questo era previsto l'esistenza di un altro processo, due neutroni che si trasformano in due protoni, due elettroni e basta, non anche senza emissione di neutrini. Questa cosa può avvenire solamente se i neutrini godono della proprietà che aveva ipotizzato Majorana. Non vi dico che, mentre, come avevo fatto vedere prima, aspettiamo il 90, il 97, il 2001, poi si scopre, qui ancora non l'abbiamo scoperto, e ci stanno fior di rivelatori, il più vicino è quello al Gran Sasso, che stanno a Milano, ad Heidelberg, in Germania, in Russia, eccetera, eccetera, che stanno dando alla caccia a questo fantomatico processo. E onestamente tutti i fisici teorici particellari, come anche me, credono che è solo una questione di tempo, cioè ci sono ragioni per credere che Majorana ci avesse ragione, ecco, mettiamola così. Come si mette quella questione della conservazione del numero elettronico? Non è conservato, ma anche perché non c'è, diciamo, mettiamola così, nessun motivo fondamentale per credere che sia conservato. Finora è conservato, diciamo così, ma ciò non significa che lo debba essere. Se non ci sono i neutrini del decadimento, non è conservato. E in effetti non dovrebbe essere. Ah, vabbè, scusa, no, se. Approfondimenti del genere facciamo dopo. Fatti alla fine. Però le domande si possono fare. Sì, per carità. Ok, finisco. Sì, ok. Scusate. No, prego. Allora, l'ultimo articolo di cui vi dico, quello era era il nono, quello che vi ho detto prima. Voi non vi aspettate, Majorana scrive perfino un articolo strambalato, diciamo, per un fisico, no? Sistemi complessi ed econofisica, ma che? Allora, voi dovete sapere che questo articolo però non viene effettivamente pubblicato da Majorana, viene trovato nel cassetto, diciamo. Majorana viene pubblicato dall'amico Giovannino Gentile poco prima di morire, nel 42, pubblica su una rivista italiana postumo un articolo che Majorana aveva scritto per onorare uno dei suoi zii, Giuseppe Majorana, che era un economista famoso che si era nel 36 era andato in pensione. L'università di Messina voleva onorare, diciamo, il suo impegno didattico e quindi aveva organizzato una cerimonia in cui venivano tutte alcune persone che parlavano di qualche cosa che collegata a quello che aveva fatto lo zio, e lo zio invitò anche il nipote, che lo considerava matematico, diciamo, che tutti gli altri non erano scienziati, insomma, e disse: perché non scrivi pure una cosa per lo zio? E come vi ho detto, Majorana accoglieva sempre queste richieste di parenti, amici, eccetera, eccetera, e scrisse questo articoletto. Poi non venne pubblicato perché, come succede sempre in Italia, poi per organizzare la festa allo zio serviva di soldi. E diciamo, poi alla fine non si realizzò, e quindi la festa per lo zio non si fece all'Università di Messina. Non sto, diciamo, raccontando in adesso, è proprio così, è stato ricostruito da uno dei, non da me, diciamo, da uno dei parenti, che andò proprio così, si sono legati. Purtroppo non fu realizzato e quindi poi l'articolo rimase nel cassetto. Poi lo trovò Gentile, la famiglia, insomma, il fratello Luciano lo diede a Gentile e poi per fortuna fu pubblicato. Allora, questo qua, appunto, già il nome si capisce che non sembra che non c'entri niente con la fisica, anche perché fu scritto per lo zio economista. Il valore delle leggi statistiche nella fisica e nelle scienze sociali. Ci azzecca la fisica con le scienze sociali. E infatti non ci azzecca proprio niente all'epoca. Adesso, magari, quando sentiamo, che ne so, Mario Draghi, Banca d'Italia, questo e quell'altro, non si immagina, statistica, queste cose, ci hanno un po' a che fare. All'epoca, visto il successo, diciamo, della fisica, della scienza in generale, come l'aveva più o meno concepita Newton, in base a un determinismo assoluto, voi sapete la Terra dove sta oggi, quelle si chiamano le condizioni iniziali, è riuscita a prevedere tra 3,5 secoli dove si troverà, quando compare l'eclissi di Sole, eccetera, eccetera. Dico questo per la meccanica celeste perché fu quello che nell'Ottocento colpì di più, ma è per dire che la scienza, come era stata ideata da Newton e poi, diciamo, perfezionata dal punto di vista matematico, dalla classe alta, si basava su un determinismo assoluto. C'è un'equazione, mettete la condizione iniziale e quello vi prevede tutto.
Allora, gli economisti dell'epoca, degli anni 20-30, volevano fare qualcosa del genere anche nel campo economico e sociale. E i campioni di questi sono dei matematici come Vilfredo Pareto, Léon Varrache, Wald, eccetera, eccetera. E anche qui Majorana va controcorrente, dice no, ma in questo campo non si può applicare il determinismo, si deve applicare qualcosa più di tipo probabilistico. E in fisica cosa c'era a quest'epoca di probabilistica? La neonata meccanica quantistica. E quindi lui lì, appunto, fa questo parallelo tra le leggi statistiche che sono presenti in fisica, meccanica, l'interpretazione probabilistica della meccanica quantistica, con le scienze sociali. Un lavoretto da niente, non ci sta praticamente nessuna formula, sostanzialmente. In quell'articolo, proprio Majorana usa la parola sistemi complessi. Questa parola verrà poi riutilizzata, senza sapere che l'aveva introdotto Majorana, solamente negli ultimi 20 anni, per descrivere fenomeni non solo sociali, anche strettamente fisici, complessi, cioè descritti da tante variabili, mettiamola così. Il programma, diciamo, statistico, non deterministico, che dà Majorana nel suo articolo, verrà realizzato in una cosa che, se ci sta qui qualcuno che si intende economia, no, poi l'ho imparato, è realizzato da questi due signori, Black e Scholes, nel 73, che vincono per questo motivo il premio Nobel nel 1997. E il 1997 fu pure l'anno in cui questi due signori, questo italiano, Renato Nunzio Mantegna e questo Eugene Stanley, in cui fondano, proprio qui in Italia, sul lago di Como, una nuova branca, diciamo, della scienza, in cui fondano, applicano il metodo scientifico come lo aveva immaginato Majorana nell'ambito dell'economia, e si rifanno probabilmente grazie a Mantegna, non credo che Stanley conoscesse così bene Majorana, applicano esattamente il programma di Majorana. Quindi, diciamo, Majorana è considerato anche un po' il papà di questa nuova branca che è l'econofisica. Quello che vi ho fatto vedere fino adesso è solo quello che Majorana ci ha permesso ufficialmente di vedere. Come ho scritto là, che è una frase che ricorreva spesso nella famiglia di Majorana: i Majorani sono come le patate, il meglio sta sottoterra. Lo dicevano gli zii, diciamo. È proprio vero, perché questi 9 lavori in cui Majorana anticipa un pochettino, un po' di premi Nobel, anche in campi, diciamo, in cui uno non se l'aspetta, non è niente. E non esagero, perché io appunto non mi sono occupato tanto di quello che vi ho raccontato fino adesso, perché più o meno quello era già noto, più o meno. Ma mi sono occupato delle patate che stanno sottoterra. Come vi ho detto, noi di Majorana possediamo, per fortuna, decine di migliaia di pagine, tutte piene di conti, eccetera, eccetera. Innanzitutto sono tutte conservate a Pisa, quasi tutte conservate a Pisa, alla Domus Galileiana. C'è la tesi di laurea sulla fisica nucleare, ci sono 5 quadernetti in cui viene contenuta, per esempio, la soluzione dell'equazione di Thomas Fermi e tante altre cose interessanti, si chiamano volumetti, ognuno circa 100 pagine, manoscritte, scritte piccole, poi 18 quaderni in cui ci sono, è un po' meno ordinato dei volumetti, in cui ci sono un'infinità di argomenti di qualunque tipo, quaderni che vanno dall'epoca in cui ero studente di ingegneria fino agli anni 30, poi ci stanno 12 fascicoli con carte sparse, cioè praticamente fogli sparsi in cui facevi i conti brutti, e poi c'è il folder delle lezioni all'Università di Napoli che vi dico dopo. Negli ultimi 20 anni, insomma 15 anni, siamo per fortuna riusciti a pubblicare tutti i 5 volumetti, sia nell'originale italiano che tradotti in inglese, perché ovviamente il resto, diciamo, l'interesse non è per nulla limitato solamente in Italia, di tutti, dell'intera serie dei 5 volumetti, un volume di circa 500 pagine, e poi di una selezione dei 18 quaderni, che mi pare su circa 2500 pagine, diciamo, l'enciclopedia Majorana non c'è proprio saltato in mente di farlo, perché non si sarebbe potuto avere, una selezione dei quaderni, altre 500 pagine.
E poi dopo appunto le lezioni di fisica teorica, giusto per dirvi appunto perché fino a ora ho parlato del Majorana ricercatore, una piccola parentesi, Majorana voleva anche trasmettere agli studenti quello che lui riteneva fosse scienza e come andasse fatto. Questo lo scoprimo io e Alberto De Gregorio che si trova a Roma. Lui, vabbè, già si sapeva prima che nel 1932 consegue la libera docenza in fisica teorica a Roma, e vabbè, abbiamo ritrovato il decreto di abilitazione che è il 22 gennaio del 1933, poco prima di partire per l'Ipsia. Il decreto è pochi giorni dopo, ovviamente l'esame lo fa prima a novembre, ma quello che scoprimo qualche anno fa è che allora, il biografo Amaldi Segreti diciamo, raccontano conseguì la libera docenza perché Fermi disse ah, fai il concorso là, e lui alla fine si è assentito, tanto questo non gli costava niente, diciamo così. Però in realtà probabilmente non lo sapevano perché non c'era raccontato, appunto lo scoprimo negli archivi della Sapienza a Roma, ma Majorana evidentemente voleva proprio svolgerli i corsi di libera, da libero docente a Roma, per cui nel maggio del 1933, quando ritorna da Lipsia per le vacanze di Pasqua, presenta la richiesta al direttore dell'Istituto di Fisica di svolgere un corso, quello che si chiama Metodi Matematici e la Meccanica Quantistica, e noi abbiamo proprio tutto il programma del corso, ovviamente un corso avanzatissimo. Domanda, quante persone hanno seguito questo corso? Risposta zero. Perché ovviamente l'unico che poteva andare a capirci qualche cosa era Fermi, vabbè Fermi non poteva andare alla cosa, e infatti il corso non fu fatto, ma lui mica si arrese. L'anno successivo non presentò nessun corso perché morì il padre e lui fu un po' scosso, però l'anno successivo, il 35, chiede nuovamente di fare un altro corso, evidentemente lo vuole fare proprio perché cambia un po', vedete, non solo nel nome, Metodi Matematici e la Fisica Atomica, qua è proprio super teorico. Qui già ci mettiamo un po' con le mani in basta fisica atomica. Ci abbiamo tutto il programma, tra parentesi, programma avanzatissimo, è quello che si trova nei libri di fisica atomica di oggi, non dell'epoca. Anche il corso di Fermi di fisica atomica che lui aveva seguito è completamente diverso. Quello di Fermi è tutto improntato, diciamo, a esperimenti più interpretazione teorica. Lui fa teoria fin dall'inizio, applicata poi alle cose pratiche. Domanda, quante persone vanno a questo corso in cui era sceso? Zero, ovviamente. Perché... Ma non si arrende ancora, ne troviamo ancora un altro, del 36, elettrodinamica quantistica, cambia completamente argomento. E qui si trova la prova che Majorana già aveva nel cassetto, l'articolo, quello del neutrino di Majorana, perché viene citato esplicitamente. Nessuno di questi corsi fu mai svolto, effettivamente, però i programmi ce l'abbiamo. Invece, Majorana diede sfogo, diciamo, alla sua passione per l'insegnamento. E qui vi devo raccontare l'ultimo aneddoto simpatico, anche perché ha dato sfogo a tante illazioni che non esistono, quindi è meglio ricostruire la cosa. Allora, come vi ho detto all'inizio, nel 1926 per la prima volta viene istituita in Italia, a Roma in particolare, la prima cattedra di fisica teorica. Dopo 10 anni, nel 1937, si apre un concorso per una seconda cattedra su richiesta di Emilio Segre, che nel frattempo era andato a Palermo, aveva vinto il concorso di fisica sperimentale. Capisce che all'Università di Palermo ci vuole un fisico teorico e quindi chiede un posto di fisico teorico. Il ministero all'epoca erano molto più propensi, anche se erano fascisti, diciamo, ad accontentare, e infatti istituisce il concorso. I termini del concorso per partecipare al concorso a cattedra si chiude il 15 giugno del 1937 e Majorana partecipa al concorso. Ma prima che scoprivamo i programmi qui, c'era l'unica testimonianza di Segre, Amaldi, eccetera, che dicevano no, ma lui Majorana non voleva partecipare, fu praticamente costretto da Fermi, qualcuno addirittura, non Segre Amaldi, qualcuno dopo, addirittura Avanzo probabilmente la domanda l'aveva fatta Fermi stesso, Fermi non l'avrebbe mai fatta e Majorana non l'avrebbe mai accettata. Dopo abbiamo scoperto i programmi si vedeva che Majorana non c'era nessun motivo per non farlo, visto che voleva insegnare, e la fece la domanda.
La commissione si riunisce il 25 ottobre e all'epoca le commissioni si facevano: chi è il migliore fisico in Italia per deciderlo? Ovviamente Fermi. Chi sono gli altri due? Vabbè, Oscar Lazzarino, Enrico Persico, Giovanni Volvà e Antonio Carrelli. Ovviamente sono tutti più vecchi, Fermi diciamo il più giovane, però è quello più bravo e quindi lo mettono pure a fare il presidente della commissione. E il segretario lo fa Antonio Carrelli, che è il direttore di fisica dell'Istituto di Fisica dell'Università di Napoli. Il 25 ottobre si riunisce per la prima volta la commissione e voi che vi aspettate? Si analizzano il curriculum, eccetera, e infatti così avviene. E che succede? La commissione manda una bella lettera al ministro, blocca subito il concorso. Ci sono 5 partecipanti, Majorana, Giancarlo Vicchi ed altri, Giulio Racà, Giovannina Gentile ed altri. E perché bloccano la cosa? Perché la commissione in cui ci sta Fermi si autodichiara, manda una bella lettera al ministro Bottai e lei dice: Mini, noi non siamo in grado di giudicare Majorana. Ha fatto dei lavori, almeno non siamo in grado. Quindi, o ci levi Majorana di torno, diciamo, oppure noi non possiamo fare. E i ministri all'epoca, diciamo, evidentemente stavano a sentire. Il 2 novembre, invece di andare al cimitero, il ministro emette il decreto di nomina per Majorana, ordinario di fisica teorica all'Università di Napoli, indipendentemente dalle regole del concorso. Non fu un'eccezione. Nel 1936 ci fu la legge, fu fatta una legge per dare una cattedra al già premio Nobel Guglielmo Marconi, che non aveva una cattedra. Il regime fascista disse: vabbè, una vinta il premio Nobel non gli diamo la cattedra, gli era una cattedra. E quindi diciamo appunto c'è una legge che viene istituita sostanzialmente per Marconi 2 anni prima. Per c'è una domanda. Io non ho capito però perché non potevano semplicemente fargli vincere il concorso per Palermo e c'era bisogno dell'Università sessionale per... Perché allora, come si legge dei documenti che sono conservati all'archivio di Stato a Roma, la commissione dice esplicitamente, proprio come ho raccontato io un po' scherzosamente, si ritiene non in grado di giudicare Majorana quanto sia più elevata rispetto agli altri. Allora, questa cosa qua, che a noi può sembrare strana, e infatti ha dato adito a tante illazioni, perché poi dopo uno dice: vabbè, ma poi alla fine, dopo Levante Majorana, chi ha vinto? Come dicono tutti quelli che conoscevano Fermi, Fermi non avrebbe mai accettato una soluzione che non prevedesse il merito, come si dice oggi. Per cui al primo posto vabbè Majorana, al secondo posto ci doveva stare Giancarlo Vic, che era quello più bravo che era il presidente in Italia dopo Majorana, poi Giulio Racà e poi Giovannino Gentile. All'epoca si chiedeva un posto, ma c'era la terna di persone che vincevano il posto, infatti la una andava a Firenze, a Palermo, Firenze e Milano. Allora, questa cosa ha dato da pensare: se Majorana era per primo, usciva fuori il figlio del filosofo, senatore. Ecco, allora questa cosa, vabbè, l'ho detta perché l'ho detta. Io non credo proprio personalmente che Fermi avrebbe fatto una cosa del genere. Era un utile solo, casomai l'avrebbe fatto qualcun altro, perché là dentro un po' più di politici c'erano, Fermi non era un politico. Non ci sono nessuna prova che il senatore Gentile, anche perché non c'era bisogno, che intervenisse. Credo proprio che fosse un riconoscimento del livello eccezionale di Majorana rispetto agli altri, quindi non voleva che fosse messo però, sugli stessi posti. Fu proprio una manovra del ministro Gentile a far bloccare il concorso. Sì, questo è quello che dice Leonardo Sciascia ed altri. Non ci sono prove. Neanche testimoni. Probabilmente c'è qualche motivo. Allora, Leonardo Sciascia, diciamo, i documenti in mano di Leonardo Sciascia sono quelli che gli fornì lui, non ha mai fatto ricerche storiche su Majorana. Li ebbe i documenti perché glieli diede Erasmo Recami, e quindi sono tutti quelli che poi sono confluiti nel libro di Erasmo, lo sappiamo. Quindi è una allora, diciamo, ovviamente non ho intenzione di convincervi di niente. La mia opinione è che è una bella favola, perché quando uno vede un potente la prima cosa fa qua.
Però all'epoca, diciamo, conoscendo bene Fermi, anche perché non uscì mai in mezzo questa storia, è uscita solamente dopo il libro di Sciascia, insomma, questa storia in mezzo, un po' dopo, alla fine degli anni 70, il libro di Sciascia è del 72, non è mai uscito in mezzo, quindi non credo che sia per questo. Comunque, a noi non è che ci interessa, Maiorana comunque se lo sarebbe meritato. E qua, come vedete, poi vince Giancarlo Vic, va a Palermo, Giulio Raga va a Pisa e Giovannino Gentile va a Milano. E Maiorana che fa? Ci vuole proprio andare, infatti scrive alla mamma, spero di andare veramente a Napoli. E infatti, questo lo scrive a novembre, infatti a dicembre gli arriva la lettera del ministro che ha vinto il posto e si deve recare a Napoli. E Maiorana, da come ho ricostruito, vabbè, le cose generali già si sapevano, nel 2005, settembre 2005, diciamo, proprio a Napoli è avvenuta una scoperta che reputo abbastanza importante di un documento che poi ho ribattezzato documento Moreno, che sono le note prese a lezione da uno studente che non si sapeva che avesse partecipato alle lezioni di Maiorana, un studente di matematica, Eugenio Moreno, che oltre alle lezioni, noi abbiamo le lezioni autografe di Maiorana, sono conservate a Pisa, ma quella copia che aveva fatto gli studenti, ecco, ve lo racconto questa aneddoto. Nel settembre del 2005 il professore di Napoli, il professore Antonino Drago, dice: ah, sai, conosco uno, Cesare Moreno, che è il figlio di un certo matematico Eugenio Moreno, che non conosceva manco l'esistente, che dice che aveva alcune carte riguardante Maiorana, perché? Perché il padre, che era matematico, aveva seguito il corso. E io, come faccio sempre, diciamo, anche per le persone strambalate, cioè se Moreno non è per nulla una persona strambalata, sa bene, incontriamocela. Ci vedemmo una sera per mangiare una pizza dalle parti di Piazza Garibaldi e lui mi consegna addirittura un bel plico con tutte cose giallite del padre, eccetera. Mi sfogliai, ah sì sì, ci devono stare le cose. Mi ricordo era un mercoledì, poiché noi già avevamo le lezioni autografe, no? Disse, vabbè, cosa interessante, però non è che mi precipitai a casa a studiare. Il sabato successivo non tenevo niente da fare, il pomeriggio, e mi mise a sfogliarle, e dopo un po' saltai dalla sedia, perché? Perché ci stavano 6 lezioni in più che negli autografi non ci stanno. E tra parentesi, non ce ne eravamo manco accorti che non ci stavano, perché? Perché riguarda un argomento proprio a sé stante, la teoria della relatività, che quindi non potevi immaginare che Maiorana l'avesse fatta, anche perché nessuno la faceva in Italia, quindi, prima della guerra. Però l'importanza del documento Moreno non è tanto per le 6 lezioni in più, e anche per le 6 lezioni in più, ma non è tanto per le 6 lezioni in più, quanto il fatto che il signor Eugenio Moreno era un tipo un po' maniaco, si annotava giorno per giorno a lezione che succedeva, il giorno dopo si è fatta lezione, il giorno dopo non si è fatta lezione perché era San Giuseppe, perché viene Bruno Mussolini con i Sorci Verdi a Napoli, perché viene il re a vedere la mostra di pittura, insomma, proprio fa la telecronaca. E questa cosa è stata importante per ricostruire i 75 giorni che Maiorana sta a, rimane a Napoli, che prima non si poteva fare perché c'erano solamente le lettere che di Maiorana, che sono 5 o 6, che non davano molte indicazioni. Invece da allora siamo riusciti a ricostruire praticamente, non dico giorno per giorno, ma quasi tutto quello che fece Maiorana a Napoli, grazie a partire da questi suggerimenti, ovviamente. E infatti siamo riusciti a ricostruire che Maiorana probabilmente andò a Napoli o lunedì 10 gennaio, il giorno dopo, io ho scritto il 10 gennaio, ma può essere pure l'11 gennaio. Si presenta all'istituto di Fisica, ah, ovviamente uno dovrebbe dire, ma perché ebbe la cattedra proprio a Napoli? Poteva averla a Milano, Firenze, là. Ecco, qua magari c'è la cosa. Antonio Carrelli, che era il segretario della commissione, evidentemente aveva preso la palla al balzo. Ah, dobbiamo dare un posto a qualcuno, scusate, diamolo a Napoli che non abbiamo fisica teorica. No, fu una bella pensata di Don Antonio Carrelli. La commissione ancora più importante, autorevole, professore di chiara fama. Professore di chiara fama, quindi figuriamoci. Allora, ce l'abbiamo veramente, diciamo, i documenti in cui attestano che Carrelli voleva fare a Napoli quello che aveva fatto Corbino a Roma con la venuta di Fermi. Lui pensava, come Corbino ha fatto venire a Fermi, si è creato il gruppo, è diventato importante Roma a livello mondiale, in Europa, negli anni 30,
fisica si faceva. I Cambridge Laboratory, insomma, a Londra, diciamo, a Cambridge in Inghilterra, a Lipsia, a Copenaghen in Danimarca e a Roma. Quindi, per dirvi. Ovviamente poi c'era pure Parigi ed altri, però questi erano i grandi centri di fisica. E Carrelli voleva fare la stessa cosa, per cui lui probabilmente suggerì Napoli, forse se proprio qualcuno spinse per farla avere di chiara fama, non fu Fermi per la questione Gentile, ma fu probabilmente per quest'altra questione, eccetera. Quindi lui volle fare questo. E il corso inizia, la prima lezione si ha il 13 gennaio alle ore 9, che però è la lezione inaugurale Napoli, perché l'Unità d'Italia c'era stata, diciamo, da poco, mettiamola così, da meno di 100 anni, c'era la legge Casati che insomma ancora prevedeva che nel regno, diciamo, delle due, nell'ex regno delle due Sicilie, a Napoli, pure a Palermo, era la stessa cosa come andò Giancarlo Vic, la prima lezione, la lezione inaugurale, la prolusione al corso, Maiorana la dovesse fare non davanti agli studenti, ma davanti agli altri professori dell'Università di Napoli che dovevano giudicare degno. E infatti avvenne 13 gennaio alle 9 senza gli studenti, ma con per esempio Renato Caccioppoli ed altri, a parte Antonio Carrelli, che qui e diciamo la famiglia che sta a Roma, la madre soprattutto, diciamo che era un po' ansiosa, si precipita a Napoli per assistere alla prolusione e ci abbiamo gli appunti della, cioè gli appunti proprio quello che fece la lezione inaugurale. Questa prima lezione, eccetera, eccetera, e vi fa praticamente, ecco, questo, invito a leggerla questa cosa, la può leggere uno, non ci sono formule altre, per farvi capire che cosa significava per lui fare fisica all'epoca, e chi è fisico, matematico, diciamo che sa cosa significa fare fisica adesso, vede che è proprio quello che facciamo adesso. All'epoca non era chiaro a tutti. Il corso effettivo con gli studenti poi si avrà il sabato 15 gennaio e le lezioni di Maiorana si terranno martedì, giovedì e sabato la mattina. Il 15 gennaio è la prima lezione, cioè diciamo la seconda, la prima con gli studenti, vai avanti. Boh, che cosa succede, no? Ah, non vi ho detto chi erano gli studenti. Immaginate una folla oceanica a fare lezione di Maiorana. 5 poveri disgraziati, diciamo. Però c'è un dato simpatico. 5 poveri disgraziati, 4 donne e un uomo. Dice, tutte le donne all'epoca non le fa fisica. Sono andato a controllare, era proprio una deviazione statistica. Tutti gli anni erano la stragrande maggioranza uomini e qualche donna, diciamo così. Quell'anno per coincidenza c'erano 5 donne e un uomo, insomma. Più Morene, più un altro emissario di Renato Caccioppoli in matematica, che era Don Savino Coronato, però loro erano extra, gli studenti del corso erano 5. E vi potete immaginare che no, prima di Maiorana sì, c'era Carrelli, insomma, era un bravo fisico, però non era dello stampo di Fermi, e certamente era un fisico, diciamo, sperimentale, insomma, non era un fisico teorico. Vi potete immaginare che i poveri 5 disgraziati non è che erano proprio così bravi, non per cattiveria loro, diciamo, ma perché non erano preparati adeguatamente. Questo, diciamo, ho avuto il piacere di intervistare una delle signorine che stavano al corso, Gilda Senatore, che ricorda Fedele prima, qualche anno fa, prima che morisse, e appunto ricorda appunto che non capivano niente, insomma, sostanzialmente non capivano niente. L'unico che si azzardava a fare qualche domanda a Maiorana era l'unico maschietto del gruppo, che è Sebastiano Sciuti, che poi diventerà un fisico di un certo rilievo in Italia. E allora Maiorana si rende così, incomincia a fare lezioni, fa lezione fantascientifica, appunto perché abbiamo il test delle lezioni, ma si capisce subito che gli studenti stanno arretrati, e il grande didatta che era capisce che è meglio se scrive lui il test delle lezioni e glielo dà agli studenti, e per fortuna lo fa. Per cui dalla quinta lezione, le prime 4 lezioni non abbiamo il test perché non furono scritte. Dalla quinta lezione, che è il 22 gennaio, scrive il test delle lezioni e glielo dà agli studenti per ricopiarlo, e Moreno appunto ha anche lui questa copia, perciò ce l'abbiamo, poi noi ce l'abbiamo pure. E da quello sappiamo che Maiorana svolge effettivamente 21 lezioni, solo 21 lezioni,
L'ultima la tiene giovedì 24 marzo. Il 25 marzo è venerdì. Majorana si reca all'istituto solamente quando fa lezioni, giorni pari, martedì, giovedì e sabato. Gli altri giorni in genere non si reca mai. Va a fare cammino in passeggiata per Napoli, era un gran camminatore, eccetera. Stranamente, venerdì 25 marzo, in mattinata si reca in istituto. Non trova nessuno tranne una sua studentessa, la signorina senatore. Probabilmente sapeva che si riunivano lì per studiare. La chiama, signorina senatore, professore, che c'è? Tenga questa cartellina. La signorina se la prende tutta impaurita, ovviamente. Sì, ma che? No, sono lezioni, tenga, tenga, poi ne riparleremo. Ma che devo fare? Poi ne riparleremo. Prende e se ne va. La signorina senatore se li prende non sa che fare, ovviamente. Lei è di Salerno, di Cava dei Tirreni. E, diciamo, c'è dei problemi di salute, per cui 25 sta là, ma poi per più di 15 giorni rimane, non torna in istituto, quindi non sa manco più che succede. E che succede? Succede che Majorana si è recato in istituto per consegnare le lezioni del giorno prima, dei giorni prima, agli studenti, perché non voleva lasciarli appesi, diciamo così. Poi ritorna in albergo, lui alloggiava all'albergo Bologna, via De Pretis, se qualcuno di voi conosce Napoli, e alle 5 del pomeriggio, secondo i testimonianze dell'epoca, Majorana lascia l'albergo e non vi ritornerà più. Probabilmente alle 22.30 si imbarca sul traghetto postale diretto a Palermo, probabilmente perché le indagini dell'epoca furono ovviamente fatte, non, diciamo, probabilmente perché cioè abbiamo delle lettere spedite da Palermo il giorno dopo a Carrelli per dire lascia perdere quello che ti ho scritto che hai trovato in albergo, sto per ritornare, lascia perdere, poi ne discutiamo. Quindi l'unica cosa che sappiamo che Majorana è andato a Palermo era queste lettere spedite a Palermo il giorno dopo, ma non fu mai ritrovato il biglietto, anche se fu cercato il biglietto, e da qui non abbiamo più notizie di Majorana. E se me lo permettete, come faccio sempre, io concludo qui, perché poi il resto possiamo parlarne, ecco, a una pizza o davanti a una birra, perché io credo che la grandezza di Majorana non sia la sua scomparsa, sia quello che ha fatto. Per cui non mi piace indugiare sulle cose. Poi ovviamente con qualunque curiosità potete chiedermela dopo. Per cui io concluderei qui con un'altra frase di Fermi che scrive al Duce in persona, lui era accademico d'Italia. La famiglia dice, senti, fai qualcosa per intensificare le ricerche. Nel luglio del 38 Fermi scrive al Duce, a Mussolini, e per fargli capire un po' di circostanza queste, però si capisce comunque il personaggio. Per convincere a Mussolini a darsi da fare, e poi si darà da fare, gli scrive, Majorana era capace nello stesso tempo di svolgere ardite ipotesi e di criticare acutamente l'opera sua e degli altri. Calcolatore espertissimo, matematico profondo che mai peraltro perde di vista dietro il velo delle cifre e degli algoritmi l'essenza reale del problema fisico, un po' celebrativo, Ettore Majorana ha al massimo grado quel raro complesso di attitudini che formano il fisico teorico di gran classe. Ed invero, nei pochi anni, meno di 10, durante i quali si è svolta fino ad ora la sua attività, egli ha saputo imporsi all'attenzione degli studiosi di tutto il mondo, che hanno riconosciuto nelle sue opere, pensate ad Heisenberg, l'impronta di uno dei più forti ingegni del nostro tempo, e la promessa di ulteriori conquiste, e credo che diciamo sia proprio vero. Se volete un po' di informazioni, qua ci sono dei riferimenti bibliografici. Grazie per l'attenzione.